Buonasera a tutte le telespettatrici e tutti i telespettatori, siamo qui con Anteprima, i dilettanti. Questa sera qui con noi c'è sempre il nostro grande ospite Andrea Noccini. Buonasera a tutti e tutte. Eccoci qui Andrea, giornata molto importante anche questa di grande calcio, grande weekend che ha visto tante buone notizie per le veronesi. Cominciamo come al nostro solito con la Serie D che ha visto la Virtus rimanere in testa con un colpo di testa, quello di De Marchi, 1-0 nel derby veronese contro la Legnago Sallus, mentre l'Ambrosiana ne fa 6 alla Liventina in un match davvero molto importante in chiave dei play-out. Adesso andiamo a rivedere un po' quello che è successo con il riepilogo, il recap della giornata più classifica. Allora, abbiamo detto Virtus Fecomp che batte 1-0 il Legnago grazie alla testata di De Marchi, non di De Marchi. Poi c'è il 6-1 dell'Ambrosiana sulla Liventina, segna ancora Pereira e segna anche Pietro Poli. Liventina l'unico gol lo segna con Florian e quindi è inutile. Il campo d'Arsego però continua a vincere 2-0 in casa dell'Este, Este che ha perso solamente una volta in questa stagione, alla prima giornata contro la Clodiense in casa. Altri risultati: Ariese Mantova 0-0, Calcio Montebelluna Belluno 0-2, Charlins Muzzane Delta Porto Tolle 1-1, Clodiense Chioggia Calvino Ale 2-2, Tamai Abano 2-0 e Unio Feltre 0-6 Arzignano Val Chiampo. Andiamo a vedere la classifica con la Virtus Fecomp che adesso primeggia ancora con 2 punti di vantaggio sul campo d'Arsego, 67 Virtus, 65 campo d'Arsego a 3 giornate dalla fine, Arzignano insegue a 60, poi la coppia Mantova Este a 53, Adriese insegue a 50 fuori dalla zona dei playoff, poi Belluno e Union Feltre 48, Legnago Sallus 42, Charlins Muzzane e Delta Porto Tolle 40, Ambrosiana fuori dalla zona dei playout con 37 punti come Clodiense Chioggia, poi Tamai 33, Calcio Montebelluna 28, Liventina e Calvinoale 25 e poi ultima in classifica Abano Calcio con 16 punti. Allora Andrea, abbiamo tanti spunti dai quali attingere. Cominciamo ovviamente dal big match, da quel duello che sta infiammando il pubblico in questo finale di stagione, ovvero quello tra Virtus Fecomp e Campo d'Arsego. Virtus che mantiene ancora una volta il suo vantaggio sulla temibile compagine patavina, forse anche favorita sulla carta, a 3 giornate dalla fine. Sono 2 punti di vantaggio dopo questo importante successo sul Legnago. Sì, non sono neanche ancora molti per chiudere pitagoricamente il campionato, però io ti ho sempre detto che in queste categorie, soprattutto in questi climi, si va incontro anche ad un caldo che apparentemente non è ancora sbocciato, ma lo senti già anche nell'umidità che c'è nell'aria. Certo. La differenza li fanno gli uomini di talento, Danti, ex della Verona e poi il buon De Marchi, insomma, sì. Michael, sono giocatori che noi avevamo annunciato, se ti ricordi, qui da questo registro, da questa sede, a fine dicembre, che poi si stanno rivelando davvero dei guastatori geniali verso gli avversari. Sì, quindi tanto merito agli attaccanti anche della Virtus, anche un grande portiere la Virtus, come vedremo più avanti, Sibi che ha fatto miracoli anche domenica scorsa e appunto adesso scorrono le immagini del derby Virtus-Legnago. Intanto Andrea, ragioniamo sul calendario perché mancano 3 giornate, Virtus che affronterà Belluno, Liventina e poi il gran finale a Porto Tolle, Campo d'Arsego invece che affronterà questa domenica il Tamai in casa, poi andrà al Bettinazzi di Adria, trasferta ostica, e in casa l'ultima contro l'Union Feltre. Ecco, la Virtus può chiudere in volata proprio con questo più 2 oppure saranno probabili i mutamenti in classifica? Beh, dire che possa chiudere già domenica sera vuol dire portare Iella ad una squadra del Campo d'Arsego
Qui non mi sento assolutamente di gettare alcun strale offensivo, perché devi conoscere ovviamente la squadra. Però diciamo che non si risolverà domenica il campionato matematicamente, ma sarà la penultima giornata. Anche perché, Andrea, il Campo d'Arsego domenica ha giocato in casa dell'Este e, sebbene siano due compagini patavine, è vero, possono starsi simpatiche o comunque possono aver piacere l'una dell'altra, che insomma faccia bene, però l'Este mi è stato detto che non ha lasciato assolutamente un centimetro sul campo di casa, al Campo d'Arsego, che quindi ha vinto questa partita prendendosela proprio di foga, di forza, e quindi è tosta questa squadra fino alla fine. Vedi, noi siamo figli, ti ricordi una scheda di tante etnie, di tante religiosità, superstizioni e religioni. Siamo stati abituati male a scimmiottare, ed è giusto questo tuo intervento, a scimmiottare il peggio del calcio professionistico. Si pensa sempre alla partita comprata, il doppio gioco, la partita doppia, la partita accomodata. Io non ci credo a queste cose qua, perché, come dire, tu vai a vedere una gara di ciclismo e quello è dopato. Ti ricordi con Armstrong, ha vinto 3-4 campionati del mondo, e soprattutto mi piacevano il Tour de France, che per me è difficilissimo, è davvero logorante, soprattutto quando vai su nelle grandi Alpi. E quindi no, io non mi accosto mai con questa lente, sono anche molto più vecchio di te, però non voglio mai, perché le avevo fatte anche le questioni, sai, nel Veronese, le partite inchieste. Comprate, inchieste, sì, certo. Però ti lasciano poi un'amarezza infinita, soprattutto nelle persone che ormai non ci sono più, e magari non erano del tutto combinate, ma c'era, ti ricordi poi quei due punti erano combinatissime le partite, se ti ricordi, quei due punti, sai come si facevano a combinare? Comprando il portiere o l'attaccante, oppure si combinavano automaticamente da sole, sai in che maniera? Perché non essendoci la legge dei tre punti, quei due punti, tu quando avevi fatto centrato l'obiettivo salvezza o non c'erano ancora i playoff, tu eri a posto, per cui mettevi sull'infradito i due pezzi, che sarebbe appunto gli occhialini, l'infradito, l'ombrellino, e te ne andavi via. Sì, la matematica agevolava un po' queste combine. Chi sicuramente ha giocato un'ottima partita, ma non è riuscito a fare risultato domenica, è proprio Legnago che adesso vedete proprio sulle immagini contro la Virtus. Legnago che però, Andrea, ha praticamente acquisito una salvezza anticipata, l'ha fatto già da diverse settimane e adesso si gode 42 punti in 31 giornate. Ecco, io volevo sapere, Andrea, da te, stagione particolare quella del Legnago, che voto daresti a questa squadra che è mutata molto durante il corso? Allora, un 6 meno, mi chiedi di fare il voto, mi rimetti in cattedra, sono stato anche insegnante e lo sono ancora in maniera precaria, occasionale. 6 meno l'andata, un bel 6-7 nel ritorno, perché è stata brava, coraggiosa, come abbiamo sempre detto, a fare rivoluzioni robesperiane, rivoluzioni copernicane, e non è facile cambiare in corsa. Certo. Non sempre vanno i soldi in campo, è vero. Vanno solo i talenti, i veri uomini. Intanto vediamo il gol che ha piegato il Legnago, la testata, la zuccata di Domenico Danti, che ritorna al gol. Andrea, oltre al Legnago c'è un'altra squadra, l'Ambrosiana, che appunto ha ottenuto un successo fondamentale, quello per 6-1 in casa contro la Liventina. E Ambrosiana a questo punto, alla quale manca una sola vittoria e forse basterà anche meno per salvarsi in questa serie di davvero molto combattuta e ostica. Allora, le tre prossime partite sono due trasferte a Porto Tolle e Annuale contro il Calvinoale, e poi in mezzo c'è la sfida casalinga con il Mantova, ancora ingarbugliato nella lotta per i playoff. Ecco, può arrivare una vittoria? Si è vicini alla salvezza? E se sì, quanto siamo vicini? Io dovrei stare attento come parlare, perché dico sì, allora tutti si mettono in barriera e toccano in gioia di famiglia. Certo. Io ti dico soltanto che il 6-1 di domenica scorsa ha esaltato la politica giovanile innescata già circa 8 anni fa, primi nella veronesità, da parte dei Diavoli della Valpolicella. Complimenti al presidente Gianluigi Pietropoli, perché si chiama Pietro, quindi Pierluigi, ma ha detto sempre chiamami Gigi per la che è finita, ecco. E poi anche del vicepresidente Mauro Testi, il cui figlio Riccardo, futuro prossimo ingegnere a Trento, ha segnato due reti e anche ha segnato il suo amico, insomma, di infanzia, classe 95, che lui è coetaneo, Francesco Pietropoli, figlio del presidente. Esatto. Senza nulla togliere la bravura di tutti gli altri giovani che hanno innescato. Complimenti quindi ai giovani dell'Ambrosiana che settimana prossima andranno sul campo del Delta Porto Tolle. Andrea, il Delta non ha molto da chiedere ancora a questo campionato.
Ma il Delta no, però io sai che c'ho, io subisco il fascino del Polesine, lo sai, ne abbiamo parlato in macchina prima di venire qua, Gino Bovolenta, Contarina, eccetera. Io ho sempre dato grande rispetto e vaglia, quindi valore, alle squadre polesane. Non le ho mai viste demotivate, ma sempre combattive e reattive, certo. Per cui occhio sulle antenne. Altra trasferta ostica allora per la Virtus Peckham per Verona, che andrà a giocarsi una grande fetta di campionato in casa del Belluno. Qui non siamo a Rovigo, ma la partita come sarà? Particolare? Ma il Belluno lì, io ho dei ricordi stupendi, c'era anche un bomber di Verona, di Santa Lucia, dove c'è il team, che si chiama, dico si chiamava perché giocava, adesso c'ha anche lui i suoi 40 anni e passa, Andrea, appunto Intrabartolo, che divenne capocannoniere e trascinò appunto il Belluno di nuovo in Serie C. Il primo fu un veronese, Sanzenate, abbiamo detto in una scheda, ex scudettato del Milan, del Grinoli, Eros Beraldo, che non c'è più, ma tre scudetti vinti, 55, 57, 59, col Milan. Il Legnago invece contro il Charlie Spuzzane? Il Legnago vince. Il Legnago vince perché è in scioltezza? Scioltezza, e poi perché il Charles e la squadra di Stefano De Agostini non mi ha mai convinto. Io ho ancora quella bolla terribile con cui aveva battuto l'Ambrosiana, se ti ricordi, in cui abbiamo riportato anche le voci sia sul Pianeta Calcio che sul tuo programma. Appunto, io credo molto nella forza attuale del Legnago, perché ha perduto di pochissimo in Borgo Venezia, era anche un derby, tra virgolette derby, sì. Ci sono 45 km di distanza, i derby sono solo quelli tipo tra Crocetta e la tua Badia Polesine, potrebbe essere Badia Castelbaldo Masi, ma insomma il derby da 45 km. Bella larga. Bella larga, è un XXL proprio. Esatto. Andrea, dopo queste parole sul Legnago, voltiamo pagina, intanto facciamo gli auguri a tutte e tre le squadre veronesi e poi andiamo ad addentrarci nei meandri dell'eccellenza, dove una nube salva per adesso, mantiene in corsa il Villafranca, perché Andrea, non si è giocato a Villafranca, ci spieghi un po' cos'è successo? Allora, a me è arrivata una telefonata verso le 11:30 della mattina da parte di un giocatore del Mozzecane e mi ha detto: tu sai qualcosa, Noce, il mio nome di battaglia, anziché Andrea Nocini. Certo. E praticamente qua, perché noi nella parte della Postumia, la Postumia, come ti dicevo, è la strada antica romana che unisce Dossobuono a Santa Lucia verso Modena, passando per Mantova. Ed è scoppiato un'azienda di stoccaggio di rifiuti tossici a Madonna dell'Uva Secca, che è una frazione di Povegliano. Per cui fermo Povegliano, Cadidavi, come tu andrai poi a vedere, a ripassare Villafranca, Bardolino e tutte le Mozzecane contro Olimpica d'Ossobuono e poi altre squadre di seconda categoria, l'Alpo Club, il Castel d'Azzano e tante altre, anche di terza. Quindi si è evitato di giocare Villafranca-Veronese, Bardolino, match fondamentale. Per quanto riguarda la testa della classifica, in testa ha pareggiato invece il Cartigliano, che definivamo di ferro, e quindi l'abbiamo un po' tirata contro ai vicentini, che hanno pareggiato contro l'ultima in classifica in casa, il Valdagno Vicenza Calcio. Andiamo a vedere anche altri risultati, come il 3-1 del Calcio Caldiero Terme in casa contro la Marosticense, poi il Montecchio Maggiore che vince 2-1 contro la Provese, gol di Calgaro, segno ancora il bomber del Montecchio, pareggio invece della Belfiorese in casa del Pozzonovo 0-0, poi Sona Calcio che perde in casa col San Martino Speme 1-2, Team Santa Lucia Golosina invece che trova un grande risultato in casa, in casa sua contro la Vigontina San Paolo 1-0, gol di Ettore Emiliano Brunazzi, e poi l'ultimo direi sconcertante insuccesso del Vigasio 1-6 in casa col Valgatara, che quindi vendica e stravendica il risultato di 4-0 dell'andata in favore delle Aquile Vigasiane. Andiamo a vedere la classifica col Cartigliano adesso, con una partita in più del Villafranca, sono 5 i punti sulla squadra rossoblu, che adesso insegue con 50 insieme a Calcio Caldiero Terme e Montecchio, che superano la Belfiorese ferma a 49, poi Pozzonovo Provese 41, distaccatissime dalla zona dei playoff, San Martino Speme 37, Valgatara 33, Vigontina San Paolo e Vigasio che appunto va incontro alla quarta sconfitta di fila, fuori dalla zona dei playout per 2 punti, perché a 29 c'è il Team Santa Lucia Golosine, poi Sona Calcio 28, Marosticense 27, Bardolino 23 e Valdagno Vicenza Calcio chiude la classifica con 21 punti. Allora Andrea, questa nube
riapre un po' i giochi in testa, perché il Cartigliano ha pareggiato e adesso il Villafranca con una partita in meno è a 5 punti, quindi ancora a distanza diciamo abbordabile. Se dovesse vincere a Cartigliano domenica si riporterebbe a meno 2, perché settimana prossima, lo ricordiamo, c'è il big match. Sì, però andiamo con grado, step by step. Mercoledì c'è il recupero di questa partita che è stata intossicata, tra virgolette, mercoledì sera. E lì stanno anche guardando tante squadre che cosa verrà fuori da quel cilindro. Sta guardando lo stesso Valdagno. Certo. Valdagno si gioca la partita della vita domenica. Mm-hmm. Tu certo. L'hai un po' così lambito. Io ho parlato col dottor Roberto Maria Coda, sempre più papabile all'acquisizione con la cordata della Nerossi Vicenza, a cui ho dato anche dei nomi importanti toscani. Poi, giustamente, il team deve anche lui lottare. C'è una bella corsa ancora, Sì, c'è una bella corsa davanti, quindi adesso si è riaperto. Tu mi fai una faccia un po' così. No, forse non lo so, io mi auguro, insomma, da Veronese, mica da Villafranchese, sì, che possa succedere una bella partita mercoledì, se no si chiude. Secondo me anche il pareggio, secondo me. L'ultimo vagone? È l'ultimo vagone, sì. Ultimo vagone, quindi per il Villafranca, che adesso è a pari merito in classifica momentaneamente con Caldiero e Montecchio Maggiore, che hanno superato la Belfiorese in questa settimana. Settimana prossima, però, attenzione, perché c'è Belfiorese contro Caldiero, altra partita importante. Qui, secondo te, Andrea, qual è la squadra che si vuole evitare ai playoff? Perché adesso Pozzonovo e Provese sono a 41 e quindi sono matematicamente escluse dalla corsa ai playoff. Ci sono 5 squadre, quindi Cartigliano, Villafranca, Calcio Caldiero Terme, Montecchio Maggiore, Belfiorese. Una tra Villafranca e Cartigliano probabilmente vincerà, certo, alla fine il campionato, e quindi restano Caldiero, Montecchio e Belfiorese. Allora, Belfiorese e Caldiero, se ti ricordi la scheda, è il derby tra due squadre vicine, tra i cugini poveri e ricchi. Mi sembra i cugini di campagna, il famoso complesso degli anni 70. Che poi non è vero, non sono vero mica tante cose, sono dalla parte di Berti, perché si spende e si spande un po' dappertutto. Se non spendi a giugno, tu mi insegni, lo spendi poi a dicembre, perché devi salvare un anno intero. È un capitale giocatore importante. Secondo me, ecco, direi che molto, molto non l'abbiamo quasi mai ricordato, perché giustamente parlavamo più col via del tempo delle veronesi, ma è forte quella Kim Calgaro che tu hai ricordato del Montecchio, questo è devastante. Quindi questa forse è la squadra da evitare? Direi che, secondo me, per un Caldiero, il Caldiero deve stare attento a se stesso, cioè di giocare bene, e poi anche a un Montecchio Maggiore che sta andando bene. È stato un bel campionato per il Montecchio Maggiore, comunque sia terribile quello della Amorosticense, di un mister professionista che è appunto un ex professionista come Ezio Glerian. Glerian, ci si aspettava di più? Molto di più, molto, mi ha deluso. 27 punti in 28 giornate per la Amorosticense, completamente in zona play-out che ha visto in questa settimana successi importantissimi da parte di Vigontina, che si è portata a 31 punti e ha superato il Vigasio. Successo importante anche per il Sona e anche per il Valgatara. Adesso Andrea ride, ci arriviamo. Corti di modo che sei arrivato dritto a un bivio. Siamo arrivati al tuo bivio, a un grande scoglio, quello che ci pone il Vigasio, perché ha perso 6-1 a Valgatara. Vigasio che è in una situazione davvero particolare, più 2 alla zona dei play-out, peggior difesa del campionato con 51 gol presi in 28 giornate, ne ha presi 6 dal Valgatara, che quindi adesso sale a 33 punti e mette una buona ipoteca, insomma, sulla salvezza, non definitiva ma buona. Vigasio, Andrea, che adesso andrà contro Bardolino e Vigontina. All'andata furono 2 pareggi, potrebbero bastare per salvarsi questa volta, 2 pareggi, e visto l'ultimo trend della squadra non andrebbe neanche male. Sì, potrebbero bastare, perché ci sono gli altri match, sì, clou in coda. C'è anche, mi pare, non so se dovresti dirmelo tu perché sto andando a memoria d'uomo, Sona ci sarà contro Valdagno Vicenza. Non ho sotto mano, però sicuramente. Perché c'è il derby tra il dietro sportivo roveretano, che ha fatto tanto sia Villafranca e tifa Villafranca e va a vedere Villafranca mercoledì sera, Gabriel Maule, e poi giustamente lui adesso del Valdagno, però ha lasciato dicembre il Sona dopo averlo costruito una bella squadra. Cosa stavi dicendo? Sì, un po' il Vigasio, ho riportato stamattina un boxino in cui il titolo mi pare che sia chiaro. Allora dimmi, Cristian, cosa devo dire, perché giustamente i tifosi vogliono sapere. C'è l'istigatore dolce, soft, che è l'analista
dei punteggi finali che sono pochissimi nel giro di ritorno, pochi punti, che è appunto l'amico e collega Elia Fagion. Dimmi che risposta devo dargli, dici è squadra senza anima, chiuso lì. E c'è la paura di entrare nel tunnel dell'anno scorso. Quindi c'è concretamente adesso la possibilità, Andrea, c'è questo timore, perché lo dicevamo settimane fa, forse stiamo sottovalutando un po' una crisi reale che sta un po' ammantando l'ambiente del Vigasio. Adesso siamo arrivati al momento clou, perché di partite ne rimangono due, solamente due punti sulla zona del pericolo, zona dei play-out, e quindi alla fine siamo arrivati qui, Andrea. Serve una vittoria a Bardolino, secondo te, per scacciare questi spettri? Sì, però serve anche sapere come finirà mercoledì sera a Villafranca a Bardolino. Certo. Bisogna vedere come verrà fuori Bardolino, perché Bardolino non va a Villafranca per farsi intortellare. Certo, Bardolino... O intortare. Come diceva giustamente Andrea, Bardolino, lo ricordo, è a 23 punti, alla penultima casella della classifica, con una vittoria andrebbe a meno 1 dalla Marosticense e completamente metterebbe in gioco qualsiasi squadra, Vigasio e Vigontina e Valgatara, che comunque quindi si avvicinerebbero. Posso dirti una cosa? È una partita della vita mercoledì sera. Facciamo pubblicità. Villafranca, che è vera. Bardolino. Sì, Villafranca per andare su e Bardolino per salvarsi, per non avere l'acqua dolce del suo lago. Proprio la bocca. Certo, è una di quelle classiche partite alla fine dove c'è una grande e una piccola, la grande lotta per vincere e quella piccola per salvarsi. Così. Così, Andrea. Allora, l'eccellenza, abbiamo parlato in questa fase e abbiamo visto come... Beh, ricordiamo anche il gol che tu l'hai già detto, però con dei nomi sbagliati. A me non piace correggerti, tu lo sai che sono un grande solidarista dei colleghi. Si chiama Emilio Brunazzi, sì. Eliseo, perché il nonno si chiama Eliseo e la catena di negozi è sponsor anche del Verona, insomma. Chiaro, sì, sì. Lo dite Emiliano, Ettore, eccetera, ma comunque vabbè, va benissimo, insomma. Ettore Firamusca era un grandissimo pro de guerriero, quindi... Chiaro. No, solo ho detto così, certo, classe 87. Allora Andrea, dopo questo saluto a Brunazzi, direi che si può passare, prima di andare in promozione... È il momento solito nostro della scheda di Andrea Nocini, che oggi ci parla di un argomento molto particolare. Prego. I Fratelli d'Italia, tra virgolette, veneti. Anche nel nostro Veneto, da decenni, secondo serbatoio di calciatori dopo la Lombardia, continua a reggere la dinastia dei Fratelli d'Italia, che non sono certamente quelli affiliati al movimento politico capeggiato oggi in Parlamento dall'onorevole Giorgia Meloni. La storia del football italico annovera ben due famiglie che hanno dato al gioco della pelota fratelli noti. Parliamo dei cinque sentimenti, di cui il più famoso resterà per sempre il quarto, sentimenti quarto, Lucidio, per gli amici Cocchi, scomparso a 94 primavera nel 2014, simbolo della Juve, primo portiere goleador del nostro amato calcio. Tra l'altro, sentimenti quarto, riuscì a realizzare un rigore fratello Arnaldo, che allora militava nel Napoli, interrompendo la lunga serie positiva di ben 9 rigori parati in maniera consecutiva. Restando nei dilettanti, oltre ai fratelli polesani Scarpa, Vianello, ai Chiozzotti, Boscolo e Tiozzo, o ai fratelli Cesare, il mister ex Hellas Verona, Genova, Alessandro Catanzaro, l'imprenditore, presidente, calzatoriero Dino, presidente costui del magico Somma Campagna, che la notte del 1 luglio del 78 al catino zeppo di pioggia del mitico Silvio Appiani di Padova conquistò l'argente scintillante insalatiera della Coppa Italia dilettanti, abbattendo con imperiose capocciate di Fuffo Fulvio Benigni il terribile sparviero rossonero del Contarina. Per la cronaca, Benigni l'anno dopo passò dall'altra parte, nel Contarina. Piombando in casa nostra, ai tempi nostri, nel girone A di eccellenza veneta, nella matricola scoppiettante FC Valgatara, del più giovane trend della categoria veneta di eccellenza, Jody Scheckter Ferrari, classe 84, suo primo anno in categoria, dopo aver a lungo giocato in Valpolicella e dopo aver iniziato con le giovani leve, dopo aver anche giocato, militano ben tre fratelli dello stesso sangue. Sono i centrocampisti Carlo 88, Marco 89, la punta 92, ovviamente 1900, Leonardo. Ma oltre ai Fratelli d'Italia, il calcio veronese registra anche due gemelli monozigoti, nati il 20 gennaio dell'88, che sono la colonna portante della retroguardia della sempre più sorprendente matricola scaligera, l'Unione Sportiva Crozai di mister Doriano Pigatto.
Rari casi di fratelli numerosi che ricordano le famiglie venete patriarcali, capaci di sfornare più braccia al lavoro negli anni 70 e 60. Oggi soppiantate queste famiglie da matrimoni con scarsa prole o dalle più moderne famiglie cosiddette allargate, e che per distinguerli in campo nella vita di tutti i giorni bisognava ricorrere ai più pittoreschi soprannomi. Come è successo non tanti secoli fa, ma solamente tre stagioni, al Santana d'Alfredo, oggi in seconda categoria, ieri in prima categoria, i cosiddetti baschi e falchi della Lessigna, oggi guidati dal capitano Damiano Tammasi, ex ladino, ex romanista ex nazionale, e che registravano ben tre ledri, tre Vallicella, due Canteri, due Marconi, due Vallenari, due Laetti e due Morandini. Roba da far andare in tilt e in bestia ogni volta l'arbitro, mentre faceva e fa l'appello prima della gara. Ecco, questa era la scheda di Andrea Nocini sui Fratelli d'Italia. Questo è un altro bel argomento, vero Andrea? Abbiamo parlato degli Aldrighetti poco fa. Sì, beh, insomma, anche perché sono delle bandiere, ecco, io non l'ho messo, però tu giustamente mi dai la possibilità di chiosare. Sono delle bandiere cresciute lì. Mi pare che Carlo sia andato un'esperienza in eccellenza nell'Ambrosiana, ma è anche frutto della tipicità territoriale. Insomma, quando il giocatore è di Badia Polesine, gioca nel Badia, il pubblico arriva, arrivano le famiglie. Prodotti di nicchia. Prodotti di nicchia, ma anche doc e dop. Esatto, esatto. E allora Andrea, dopo questa molto carina scheda, direi che possiamo cominciare a parlare di promozione, un campionato pazzo, dove in testa non c'è due senza tre, giusto? Perché prima c'erano San Giovanni Lopatoto e Garda, adesso si è stati raggiunti dalla Seraticense, la Super Seraticense, i vicentini di Sarego che hanno battuto il Garda in casa, in terra lacustre, con uno 0-2 firmato Spessato e Angel, segnano sempre loro. San Giovanni Lopatoto invece che pareggia in casa contro la Virtus 1-1. Altri risultati: Crozzai che vince in casa dell'Oppeano clamorosamente grazie a un gol di Jezim Tellosi, poi Badia Polesine altrettanto clamorosamente sul campo dell'Aurora Cavalponica vittorioso per 0-1 con il gol di Bison. Lugagnano Castelbaldomasi si contendono la posta e se la dividono 2-2 in casa delle Tigri biancorosse, sesto risultato, 4-0 dell'Albaronco in casa della Montebaldina Consolini, poi 0-1 dell'Alba Borgo Roma sul Longare Castagnero, torna dopo una vita a vincere l'Alba Borgo Roma, e poi la partita, l'ottava, non si è giocata, ovvero Povegliano Veronese Cari David, che appunto è stata rinviata per la nube tossica della quale parlava Andrea Nocini in precedenza. Andiamo a riepilogare la classifica e poi via alle analisi. Là davanti c'è San Giovanni Lopatoto, primo con 49 punti, poi insegue Seraticense insieme al Garda con 48, Seraticense che è stata penalizzata di un punto quest'anno e sarebbe a pari punti con il San Giovanni Lopatoto per quanto mostrato e guadagnato sul campo. Oppeano 44, Aurora Cavalponica 43, chiude la zona dei playoff, poi inseguono Castelbaldomasi e Badia Polesine con 40 punti, entrambe salve, Cari David 38, Longare Castagnero 36, Alba Borgo Roma esce dalla zona dei playout con 35 punti, Crozzai 34, fuori dalla zona dei playout, dentro c'è l'Alba Ronco sempre a 34, ma per la differenza reti, anzi per i gol segnati negli scontri diretti, l'Alba Ronco adesso è in zona dei playout, poi c'è la Virtus e Povegliano Veronese 33, Povegliano al quale manca una partita da giocare, Lugagnano 26, per la prima volta da novembre non è ultimo in classifica, perché ultimo c'è la disastrosa Montebaldina Consolini con 25 punti in classifica. Allora partiamo dall'alto, Andrea, con questo terzetto che sta facendo sognare un finale di stagione veramente fantastico. Super Seraticense che vince un'altra volta, credo siamo sette le partite, le vittorie di fila, San Giovanni e Garda Lopatoto. Chi è favorito per questa volata finale, considerando che la prossima settimana c'è Seraticense o Piano? Ma secondo me è quello che dicevo al Garda ancora mercoledì notte, state attenti alle Tigri giallo-nere perché queste sono lanciatissime. Complimenti al mister veronese Luca Cortellazzi e soprattutto c'ha questo Spessato Federico che segna una gragnola di reti e poi in difesa c'ha Cesar, quel brasiliano 8 anni consecutivi nel Cerea che sa dare professionalità, sta sempre star zitto, non picchia, è elegantissimo nelle manovre difensive, nelle fasi difensive. Secondo me, allora, adesso come adesso è San Giovanni, sta andando bene tutto. Però stiamo attenti che la Seraticense fa veramente paura. Io ho visto ieri sera per caso
Luca Agnolin, vicepresidente dell'Oppeano, ci siamo detti le stesse cose, ma qui non vuole vincere nessuno, è un campionato ciappanò, che l'abbiamo detto io e te già 50 anni fa. Sembra come Ercolino è sempre in piedi, era un giocattolino per noi bambini, non mongolini, ma sveglietti, c'era quello che ci passava il tempo, siamo a fine del suo tempo, che continuava, sembrava che cadesse l'ultimo secondo, Ercolino sempre in piedi. Detto in italiano, non in dialetto. E praticamente, secondo me, potrebbe essere la Serraticense, la terza incomoda. La terza incomoda. Serraticense che, signori, al giro di boa a dicembre questa squadra era appena appena sopra le soglie, sulle soglie della zona dei play-out, adesso è catapultata addirittura per la vittoria ed è la squadra più lanciata del campionato. Oppiano che potrebbe farne le spese perché andrà in casa della Serraticense domenica e la Serraticense, Andrea, ti do un piccolo dato, è in casa, è la squadra che ha fatto più punti del campionato con 30 punti in 14 giornate, è la squadra che macina più punti in casa e l'Oppeano deve stare attento però perché ha 44 punti e c'è ancora un Castelbaldomasi a 40 che insomma ha pareggiato in maniera terza rimonta da 2-0, cioè che vinceva sia fuori casa. Certo, rimontato in casa dall'ultima allora in classifica, però Castelbaldomasi matematicamente, aritmeticamente. O pitagoricamente, così non ti incapsuli i denti. Non ti incarti. È ancora in gioco. E quindi Oppeano che andrà in casa della Serraticense, però deve stare attento perché non è ancora finita. Non è ancora finita. Sì, però la grande occasione l'ha perduta 3 volte domenica. In che senso? Vinceva 2-0. Il Castelbaldomasi, scusa, che di solito nella veronesità non si mette mai il soggetto, okay. Tu hai fatto bene a farmelo mettere. Poi c'è il discorso che avevano perduto in sintonia contemporaneamente il Garda, che l'ho visto, mi sto ripetendo, in maniera intensissima come l'Oppeano, lo stesso Oppeano è caduto, se non ne approfitti lì sono gli ultimi treni che passano, dopo comunque sai, c'è sempre la speranza, come ha detto il nostro Sandro Brunello, è l'ultimo a morire ed è veramente una frase evangelica mondiale, la speranza ultima a morire. Tu dici che è una frase anche troppo filosofico, comunque una... No, non lo dico mica per dar già la benedizione del profondo del Castelbaldo, per l'amor di Dio, perché vengono a giocare innanzitutto in terra mia domenica, vengono a giocare nel feudo rosso-blu. Esatto. So che stava arrivando. E poi dopo c'è la grandissima partita, il derby con la tua città, insomma, Badia Polesine, che ci sarà. Sì. Che tra l'altro verrà trasmesso dalle nostre telecamere tra 2 settimane, il 29 aprile, in casa del Castelbaldomasi. Sarò onorato di fare la telecronaca di questa importantissima e bellissima partita. Quindi Andrea... Io ho dato un 10 la prima volta che ti interrompo. Ho dato un 10 a Manfrin in onore dei sacrifici, del veleno che ha mandato giù, la bile grossa, ingrossata tutto l'anno, perché Manfrin è fortissimo. Era uomo di Albieri, mister Albieri. Non è stato assolutamente considerato e utilizzato da mister Conti, dobbiamo dircelo, perché i dati sono quelli, è stato rivalutato adesso da Bassi, ha fatto una partitona, è stato l'apriscatole del tonno, certo, Lugagnano domenica. Ha fatto un bellissimo gol. In onore del fratello Gianni che gioca, sì, nella Reggiana. Mm-hmm. Andrea, quindi ti devo fare una domanda a questo, dimmi, punto. Due parole te la faccio, in due parole. Playoff chiusi? No. No, no. Se no, cosa vado a fare io allo stadio intestato, cointestato a mio babbo domenica? Ah, quindi c'è un barlume di speranza per il Castelbaldomasi, ma quindi c'è ancora incertezza per Aurora Oppeano? Sì, ma io do anche Aurora Cavalponica. Tu hai detto una frase prima, ti eri un po' incapsulato, però io est logos esti, dicono i greci. Cioè, devo sempre imparare da tutto, anche dagli piccoli errori che tu hai fatto. Aurora Cavalpocotonica sarebbe un titolo. Ultimamente, perché io l'avevo dato, ti ricordi, tra, sì, le possibili vincenti, quando avevo visto che la furia del Castelbaldo si era un po', uh-huh, rallentata. Che dirti? È tutto possibile in un campionato così strano. È troppo equilibrato, troppo, nessuno sembra che voglia vincere. Chiaro. Addirittura si mettono a ridere tutti, dal patrono Toboni, che dice ma qua nessuno vuole vincere, oggi se avessimo vinto poi domenica sera potevamo strappare 2 punti, rosicchiare 2 punti. Senti poi il presidente, vicepresidente, perché il presidente Bustò, come sempre all'estero dell'Europeano, dice la stessa cosa, ma qua chi è che vuole vincere? Qua ci ribaltiamo tutti, cioè suscitiamo e poi ci affanniamo, cioè risuscitiamo e poi per dirlo alla Manzoni. Sì, e quindi ancora incertezza, ancora viva la lotta. Schizofrenico, campionato schizofrenico. Sì, frenetico, davvero difficile. Schizofrenetico, schizofrenetico. Siamo arrivati e abbiamo parlato della lotta per il campionato, abbiamo parlato della lotta per i playoff, adesso andiamo ad addentrarci in una lotta ancora più trafficata, quella per quanto riguarda la salvezza, per quanto riguarda i play-out. Allora, ci sono una sfilza di squadre che stanno in un momento differente, andiamo ad analizzarle
piano piano, una ad una. Krotzai sicuramente quella che sta meglio, lo dicono i numeri. Terza vittoria di fila per la squadra giallonera, che se non avesse avuto la penalità di 2 punti sarebbe addirittura a 36 insieme al Longare Castagnero e leggermente distante dalla zona dei play-out. Poi c'è stato il 4-0 dell'Alba Ronco, molto luminoso, e sulla Montebaldina, che invece, Andrea, ha fatto l'ottava sconfitta di fila. 1-1 invece tra Virtus e San Giovanni Lupo d'Oto, quindi pareggio direi ottimo della Virtus in casa del San Giovanni. E settimana prossima c'è Povegliano Alba Ronco. C'è stato anche un rigore, ricordo, l'ho parato dal portiere polivirtussino, un rigore per San Giovanni. Sì, però parato da parte del portiere polivirtussino, dobbiamo anche ricordarlo. L'ultima partita è quella tra Alba Borgo Roma, che ha vinto 1-0 in casa del Longare. Allora, l'Alba Borgo Roma è uscita da questo tunnel. Ecco, ti ho detto tante squadre, tu di quale preferisci parlare? Allora, io guardo i numeri come fai tu. La Castigamati, la Pollicina, Castilla o Pollicino, Castigamati e la Krotzai, verso la quale nutro una simpatia incredibile, mm-hmm. perché aveva metà squadra di giocatori, hanno chiesto anche a me di poter dare suggerimenti in seconda categoria. Hanno cambiato il mister, hanno preso uno classe 50, Doriano Pigato, che ha giocato a certi livelli ma non ha mai allenato più della seconda. Quindi qua, ragazzi, la forza. 4-3 il Garda, ti ricordo, e vittoria domenica. Straordinario il momento per la Krotzai. Insomma, fanno praticamente, celebrano le nozze con i fichi secchi. Sì. Penso che nessuno possa essere in disaccordo con questa opinione di Andrea Nocini. Invece la Virtus, Andrea, come lo vedi? 1-1 in casa del San Giovanni? Ma la Virtus la vedo invece una situazione pericolosa, proprio in un clima e un contesto in cui tutti si rovesciano e poi dopo trionfano, si illudono e poi si deludono, quindi non sarà facile per il Castelbaldo, ma di imporre, far la voce grossa. E invece la Montebaldina, Andrea, ultima in classifica. A me dispiace perché c'ha un grandissimo giocatore, tu mi direi che parlo sempre di quello. C'ha anche forte Bagatte Emanuele, che è il bomber di quella zona lì, Gardabaldo. Però c'ha un grande bomba, perché ti dico sempre che uno che quando fa 15 gol ne fa 14 su azione, ragazzi. Io ho parlato con Gabriel Maule, direttore sportivo di tante squadre che troviamo in eccellenza in promozione, e ha detto: questo qua in eccellenza non fa la brutta figura. Lo dico anche perché fa una certa tenerezza, nel senso che viene il papà che sta molto male e via, quando, non so, tu ne hai mai provato a star via di casa, io ho provato appunto per motivi anche professionali di studio. Certo. Però la realtà, lasciamo stare le nostalgie oppure i sentimenti, 15 gol, 9 rigori fateli tirare agli altri. Certo. Andrea, hai parlato bene di Erkaiba, che mi pare si sia infortunato? No, aveva un ginocchio così grosso, poi mi hanno detto, poi sono andato a sentire stamattina il presidente dell'Alba Ronco, perché io giro sempre, è sempre la torta, è sempre lì, ha detto era solo, cioè tolto un po' lui, non, c'era poco, ecco, ma mi giocherà, dispiace dire. Giocherà in questo finale? Ha giocato, però ha detto che aveva la marcatura doppia, gli hanno appunto, l'hanno un po' aggredito, nel senso, cerca di capire, non voglio offendere l'Alba Ronco che ha dei grandissimi giocatori, però sai, quando tu, se fosse la Juve solo con Dybala o Higuain, gli blocchi Higuain, tu con cosa segni? Con Chiellini, vabbè, Chiellini lo segni, però devi fargli l'assist del calcio d'angolo. Andrea, prima di passare allo schiaccianoci, ultima battuta su Lugagnano. Può salvarsi, è a meno 8 dalla zona, dalla discrepanza, cioè adesso è in zona dei play-out, però ha una discrepanza con la Krotzai, anzi era l'Alba Ronco, di 8 punti, ne servono... Uno in più ne serve per giocare i play-out. Può fare un punto in più di Alba Ronco o Krotzai in questo finale? Ma sai cosa c'è che secondo me porta non bene al grandissimo Lugagnano dell'avvocato Massimiliano Gasparato, che bisogna dargli merito, che li ha presi proprio da staccati ultimi? Il fatto gli porta male perché è una Krotzai che sta andando a mille, parliamo delle piccole, tra virgolette piccole. C'è l'Alba Borgo Roma che con Nino Russo va a vincere fuori casa a Longara, non è facile. Cioè, si sono ridestate tutte per il ragionamento che le ultime partite vedono le piccole giganteggiare, se no vanno sotto acqua. Andrea, pronto per lo schiaccianoci? Prontissimo, vai. Andiamo con le 8 partite della prossima settimana, sperando che si giochino tutte. Cominciamo con Lugagnano, Longare Castagnero. Uno secco per il Lugagnano. Povegliano Veronese contro Alba Ronco. X, Alba Borgo Roma, Krotzai. Questa è dura. No, X perché hanno vinto tutti e due, non posso dare la vittoria. Virtus Castelvaldomasi. 1-2. 1-2. Montebaldina Consolini, Aurora Cavalponica. X2. Cadi David, San Giovanni Lupo d'Oto. 2. Badia Polesine Garda. Poi chi è che va su il lago a Garda? Do
Cosa se mi hai detto Badia? Badia. X, dai. X, allora si chiude col big match Seraticense Oppiano. Uno secco per la Seraticense. Così non vado più a Oppiano, dove abito 4 km di distanza, quando vado a trovare mia zia 88enne, quindi non ci passo più neanche. Tu fai apposta, mettimi le trappole, così io sono ricercato numero uno, un wanted in quelle zone. Esatto, Andrea. Ma devo capire i tifosi, lo stiamo facendo con i benefici di mentale. Andrea, a questo punto l'Oppiano perderà. Castelbaldo Masi, hai detto 1-2, quindi lotta dei playoff. Ho detto 1-2, non ho detto X2, quindi. Certo. Però è meglio aprirsi allora. Allora a questo punto, dopo questa previsione di Andrea Nocini, noi vi salutiamo, un saluto a tutte le nostre telespettatrici, i nostri telespettatori, a risentirci domenica prossima. Ciao Andrea. Arrivederci, a domenica prossima.